Terza tappa, Boltiere Zigonia, siamo con Tabai, Marco Tabai, direttore sportivo della LPR, una LPR che sta facendo man bassa anche oggi? Beh, cerchiamo decisamente di fare la nostra corsa. Noi non abbiamo l'assillo di vincere, perché dopo aver vinto la cronometro della squadra, la corsa ieri, la tappa ieri, oggi decisamente ci proviamo ancora, però con più attenzione, insomma, con più tranquillità, voglio dire. Ecco. Una squadra veramente agguerrita. Beh, agguerrita, siamo una squadra che è forte decisamente da Petacchi, da Di Luca, da Busisio, da Pietropoli, cioè siamo completi e cerchiamo di ben figurare in qualsiasi tappa. Ecco. Napolitano, da secondo a primo oggi? Ma è difficile, però ci proviamo, sto bene, la condizione mi aiuta e vediamo oggi, dai. Stefania Sommariva sta parlando con Concia, che ha già vinto 2 settimane ciclistica lombarda. Concia, come stai? Bah, spettacolo, dai, con tempo che permette. Stefania Sommariva, come sta andando la settimana lombarda? Bene, bene, sia dalla punzonatura che fino ad oggi siamo veramente soddisfatti. Poi abbiamo saputo che il tempo volgerà al meglio a fine settimana. Vincitori di lusso? Vincitori di lusso, e ci sono anche altri che voglio emergere, molto molto bene. Metterà una zampata a questo campione? Ci stava pensando, stava giusto chiedendo che tempo farà. Bernucci, grande lavoro per l'amico Petacchi, ma poi voi vi ricompensa? Sì, sicuramente siamo molto contenti della vittoria di ieri e della cronosquadra dell'altro giorno. Speriamo oggi che il tempo ci aiuti e ci dia una vittoria. Gilberto Simoni, oggi ancora corsa piatta, ma da domani inizieranno le corse importanti, le tappe importanti. Ci sarai sicuramente? Ma speriamo, insomma, la volontà è sempre quella. Petacchi ha fatto il cronoman, il velocista. Ma Petacchi lo conosciamo bene, insomma, è un corridore vero. Vincerà anche oggi? Può essere. E dunque è pronta la partenza anche della terza tappa qui da Boltiere. I ragazzini hanno fatto festa a questa carovana di oltre 180 professionisti. L'acqua si avversa sulla manifestazione, 160 km, un circuito pianeggiante che da Boltiere porta a Zigonia, solo alcuni chilometri, nel bergamasco. Settimana ciclistica lombarda by Bergamasca professionisti, il leader Petacchi, Alessandro Petacchi, e ora vanno in avanscoperta in 4 Gian Lorenzo, Mariano Gian Lorenzo, Vorganov, Edward Vorganov, Kai Lewis, Danius Kai Lewis e Reix Crystal. 4 atleti stanno guadagnando sul gruppo, un gruppo guidato, possiamo dire, dall'Acqua Sapone e poi ancora della LPR, questa formazione che è dal primo giorno praticamente, queste maglie che si vedono sulla testa, ecco Di Luca che è atteso domani con Simoni e con tutti quegli scalatori che vorranno farsi vedere, ed eccolo qua, Napolitano è sulla ruota di Alessandro Petacchi. Alessandro Petacchi che ha vinto la cronosquadre, che ha vinto la tappa di ieri e poi ancora oggi cercherà il successo, essendo a questo punto un tentativo di fuga che ha raggiunto quota 3 minuti, ma sta scemando il vantaggio. Il gruppo è all'ultimo giro, ricucito il tutto, il gruppo ritorna compatto con il sogno di Gian Lorenzo, Vorganov, Kai Lewis e Ray, che hanno appunto svanito questa azione. Il gruppo viene segnalato compatto e là sul fondo, vedete, spaccato in 3 tronconi, e parte la volata. La volata vediamo al centro strada, Mattia Gavazzi con Nutricenko. Con Nutricenko testa a testa e vince Mattia Gavazzi. Secondo Mitrucenko, Boss, Siedler, poi Napolitano, Kruber, Ventoso, Kalinski, poi Fumagalli, Palumbo, Milan. Mattia, vittoria! Tuo padre ti ha abbracciato, naturalmente in famiglia si è felici. Ma guarda, è un mese che aspettavo questo giorno. Io sono partito davvero forte, pensando al caldo, Argentina, Malesia, poi sono tornato in Italia. Non sono più riuscito a trovare il colpo di pedale giusto. Ma aspettavano tutti, purtroppo ho fallito a Bera Tirreno, volevo rifarmi e oggi, insomma, è davvero bello, dai. Nitucenko, secondo classificato alle spalle di Gavazzi.
No, io volevo vincere oggi, grazie a spalle miei, però sai, è volata una lotteria, vince sempre più forte. Comunque piacere vedervi dopo tanti anni. Le soddisfazioni nella vita non mancano mai. Ma sicuramente era un periodo dopo, diciamo, le vittorie che ha fatto in Malesia, era un po' giù, però si sta riprendendo, è una grande soddisfazione perché vederlo vincere mi sembra di rivedere le mie volate. Mattia Gavazzi, figlio di Pierino Gavazzi, una storia del ciclismo, suo figlio sta seguendo le orme, è ancora giovane, qui a Zingonia ha vinto uno sprint davanti a grandissimi velocisti, e questo Mattia che continua sempre a crescere. Sì, diciamo che ieri, io l'ho visto ieri, ha avuto quell'intoppo lì all'ultima curva, se no poteva giocarsela anche ieri, però ieri sera gli ho mandato un messaggio e gli ho detto guarda che sei in grado di batterli, e difatti oggi l'ha dimostrato. Si emozionano anche i padri. Franco Ballerini a Zingonia per vedere uno sprint vinto da Gavazzi, un figlio d'arte. Sì, un ragazzo talentuoso, lo è sempre stato. Mi fa piacere che abbia ritrovato veramente lo smalto vincente. Ha iniziato quest'anno, tra l'altro, anche non con una grande base di allenamento, vincendo in Malesia, e questo fa vedere appunto il talento. Quando uno non ha una grande base e riesce a vincere, vuol dire che comunque ha talento, quindi mi fa piacere ogni volta che vince Mattia. Presidente Civettini del gruppo sportivo Domus a Zingonia, altra tappa, altro regalo per il grande ciclismo. Sì, anche oggi credo che l'organizzazione abbia dato il meglio di se stessa con un tempo non dei migliori, fortunatamente i corridori hanno tenuto, non ci sono state cadute degne di conseguenza sui corridori, quindi siamo molto soddisfatti.